Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ciao Riz. Hi Riz, how are you? Okay, wait. I get. No, I'm okay. Okay, now you have the microphone. Okay, man, I'm going okay in the hard times. Okay, Riz, sta bene. What are you going to tell us today? Talk of what it's like for us now in Australia. And as indigenous peoples, how we're surviving through these times. Okay. Can you speak slowly, please? Because I have some crash connections. I can't understand everything. Okay. I'm talking for my people in my valley and for the old people that have told me how they will survive through these times. Okay, quindi Riz oggi ci parlerà delle terre, la sua popolazione e di come sono sopravvissuti fino ad oggi. Okay. Thank you, Riz. When you want. Okay, as you say, I've spoke to the police and community leaders. Okay, you speak about? We speak about contingency plans and how they aim to help indigenous peoples or lack of. They don't have any special plans for Aboriginals at this time. Okay, quindi ci dirà che cosa, come li sta aiutando i suoi fratelli aborigeni oggi. Okay, go on. We do the same as everybody else, but we worry if one community catches the virus, we may lose a lot of information. Ci dirà anche di dei loro valori, come li condividono. Of course, if we lose all our old people, yeah, we will not get that information back. And if we lose the young, we will not have anyone to come through. Ok, in questa situazione così difficile di emergenza sanitaria, è molto delicato perché se si perdono gli anziani, e quindi se gli anziani muoiono, si perde la conoscenza, ma allo stesso tempo se si perdono i giovani si perde il futuro e quindi la possibilità di tramandare questa conoscenza. We feel like we are voyeurs just watching and feel a lot of heart pain for the hardest hit places like Italy. E loro si sentono un po' come degli osservatori, no? Perché non stanno soffrendo forse così tanto all'interno delle comunità indigene come stiamo soffrendo noi qui a Bergamo. Especially myself, I've talked much of Bergamo and the great people and living there at times and the spirit of the planet and people, yeah, really feel and wish they could help. E da parte sua, che conosce molto bene il popolo bergamasco e ha avuto diverse occasioni per venire qui ospite allo spirito del pianeta e insomma è diventata un po' come una sua seconda famiglia, vorrebbe fare veramente qualcosa per aiutarci. The Aboriginal communities are very isolated normally, so it has been easier for them to lock down their areas.
Per quanto riguarda le comunità aborigene, non è così difficile isolarle, perché loro normalmente sono già isolate, vivono già in isolamento. We all keep away from each other by 2 meters, and everybody is supposed to be at home unless they are serious work. E quindi cercano comunque di adottare le precauzioni di sicurezza, stando lo stesso a casa e lavorando prevalentemente da casa. But what do they do? And what do you do as working home? What you mean? No, necessity work, like people who work with disabilities or old people or people at risk that need the help. Ok, quindi loro, vivendo già in comunità più isolate, queste misure di precauzione vanno ad aiutare ovviamente tutte le persone che all'interno di queste comunità lavorano con realtà molto più fragili, con delle disabilità o comunque con delle necessità fisiche, e quindi hanno bisogno di aiuto. Ok. So the police, the hospitals, and some supermarkets are open, and you should only shop for necessity. Quindi, vabbè, come in Italia, restano aperti i supermercati e i negozi di necessità, che vendono beni di prima necessità. But a lot of people think that they are doing necessary work when maybe they could stay at home. Can you repeat it, please? Many people do not listen to these laws that the people have put, or the government have put. So there are still many people moving around from town to town and trying to go to the beaches too. Però tantissime persone non riescono a capire l'importanza dell'uscire di casa veramente solo per una necessità. E quindi questo fa sì che attorno ci siano tantissime persone che si muovano, che vanno al supermercato per niente, non per comprare qualcosa che veramente gli serva, o addirittura cercano di andare alle spiagge. So they tell us to stay with our families and immediate families, but many have wider families and they tend to visit house to house. Sì, ci dicono di stare con i nostri parenti, con la nostra famiglia, ma questo non è sempre possibile, e a volte diventa anche una scusa per muoversi. And for people that had bad communities before, now there is less services and say less food, a lot less things that they can get. E quello che sta diventando una problematica un po' più forte è appunto che le comunità che erano già povere, emarginate, un pochino più difficili da raggiungere, stanno avendo dei grossi problemi dal punto di vista proprio sia sanitario che del cibo, dell'approvvigionamento del cibo. Ok. So many things have run out, like toilet paper, rice, pasta, flour, basic foods. E quindi and you are bringing that food, or you are cooking that food? No, in the supermarket there is no toilet paper, flour, rice, sugar. Everyone buys it, all of it, and hides it. Ok, quindi alla fine un po' come è successo da noi un mese fa, ci sono i supermercati che sono vuoti, gli scaffali non hanno più la carta igienica, non hanno più il riso, non hanno più le materie prime. Di base, insomma. So for Aboriginal communities far from towns, it will be extremely hard to get these necessities.
E quindi questo per le comunità aborigene diventa ancora più difficile perché loro vivono già lontani dalle città, perciò potete immaginarvi se già tutti gli abitanti della città fanno razzia dei supermercati, loro ora che ci arrivano non trovano più niente. And why, what, how are you helping in that? Are you doing something to help bringing food or stuff? Gardening, working with farmers, and just spreading what we have as far as we can. Sharing clothes, sharing different items, doing drop-offs, trying not to make personal contact, but still being there for each other, especially with technology helping. But just to see the face-to-face from afar, we try. Ok, quindi gli ho chiesto se lui stesse facendo qualcosa per aiutare le comunità più vicine a lui. E, sì, sta coltivando un orto, ci sono anche degli animali, quindi hanno dei prodotti locali che distribuiscono e soprattutto questa distribuzione che avviene quasi porta a porta. È più semplice e facilitata dall'utilizzo dei social, che fa sì che la gente si muova attraverso i social e quindi ampli le sue richieste. Ok. Similarly, the hospitals and the health professionals, they do provide meals for high-risk patients that live in communities. E anche gli ospedali stanno preparando dei propri pacchetti di cibo un po' d'aiuto per le comunità da distribuire. Yeah, so many people worry and have no answers, the same as the rest of the world, and take it day by day. E molte persone sono molto preoccupate e stanno un po' vivendo giorno per giorno. They do worry for higher powers that bring this and many ideas of why, but yeah, we take it slowly. E si stanno un po' interrogando su cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare, un po' come da noi, non sappiamo tanto bene come si evolverà il futuro, no? E quindi stanno aspettando. And Rhys, I'm gonna ask you, maybe I don't know, Sara, scusa, mi chiede la regia se puoi accendere la tua videocamera. Sì, accendo la videocamera, ma ho una connessione veramente instabile, quindi più cose metto, meno posso dare una garanzia di traduzione. Ok. Capito. Ok, ciao a tutti. Ok, Rhys, how ceremony or Aboriginal way of life are changing now. I just spoke with my elders before this, and we still push the energy the same that we did before, trying to heal the planet from whatever arrives, as I said, day by day. But this is a large task. See. Ok, gli ho chiesto come si stanno muovendo dal punto di vista delle cerimonie e si stanno muovendo come prima, nel senso che ognuno continua a pregare e a fare le sue cerimonie per aumentare l'energia positiva e lo fanno quotidianamente. So the funerals have been stopped though. We cannot do some of the ceremonies we normally do, which is very hard on the people that, need it. E la cosa brutta è che le cerimonie dei funerali sono state bloccate. Quindi questo ha un po' intristito tutti perché appunto non è possibile farle nel modo in cui abitualmente loro le facevano. The funerals you can only have six people
So Aboriginals usually have hundreds to thousands at the funerals. That's a very different way. Appunto perché i funerali aborigeni di solito raggruppano più di 100 persone e adesso il governo permette solo degli assembramenti di 6 persone, non di più. Sì. But I know that all my ceremony brothers have been lighting fires, doing smoking ceremonies, water healing, many other ways too. Però sta comunque facendo. And you're still doing, right? Sì, sì, but individual or from a distance of 2 meters each. Quindi loro si stanno comunque riunendo come di davanti al fuoco per fare le cerimonie e lo fanno in modo individuale, no? Sì. And yeah, molto hygienica, so washing their hands, making sure, yeah, highest hygiene, which a lot of people have lacked in the past. Oh, okay. I didn't get the last thing. Okay, we're washing our hands and being more hygienic than ever. Because many in Australia maybe wash their hands every hour. So anche nelle cerimonie sono attenti nel lavarsi spesso le mani, disinfettarsi, insomma, tenere queste precauzioni. Ok. We also organize for larger things that have been waiting for many years, and now with all this happening, we need to do, and we have, yeah, organized it. So it has made a change with the people to do more quicker. Ok, I guess until that you organized a lot of things, but my connection stopped then. Can you repeat it, please? Okay. Yeah, we are doing a lot more with the ceremony business of being more professional and doing a lot more activity. Now we organize. Ok, quindi loro stanno organizzando queste attività in un modo un pochino più professionale e stanno cercando di velocizzarsi. And when do you think it's going to happen? For when are you? Happen these next year or two. They've been training and reviving for 10 to 20 years. The ceremonies had not been done for 100. Now I think we are ready to do a lot more. Ok, quindi spiego un po' meglio. Si stanno organizzando, si stanno muovendo per appunto fare una cerimonia molto grande che raduni molte persone. E l'ultima volta è successa quasi 100 anni fa e adesso si sente la necessità di fare questa cerimonia, un'altra cerimonia, però ci vorranno ancora un paio di anni prima che gli diano il permesso, soprattutto per questa situazione d'emergenza e per appunto organizzarla. So there are 50,000 sites we need to go back and reinvigorate. 50,000. So not many ceremony men and a lot of places to bring back to life. So the place will be only one or the ceremony will move? No, everyone should do their ceremonies in all the lands in similar ways. But yeah, 50,000 places we need to protect and look after. And we do with the government in these coming years. Ok, quindi quello che stanno cercando di organizzare è di mettere insieme, probabilmente per lo stesso giorno, lo stesso periodo, più di 5.000 comunità indigene e aborigene per fare questa cerimonia tutti insieme. E questo implica anche dei permessi a livello governativi che richiedono tanto tempo. So very busy times. Perciò anche se si è fermi è un periodo molto impegnato, molto pieno di progetti e di idee. Sì. So yes, we are trying to be healers, so good opportunity with pandemic and epidemic. That's wow.
E quindi stanno appunto cogliendo l'occasione di questa pandemia per buttarsi in questo progetto. No, it's a privilege to share and to talk with you guys too, especially with everything going on. It's good to have friends around the world. E adesso chiede se volete partecipare, fare domande direttamente in modo da rendere questa conversazione un po' più uno a uno, anche se non ci si vede fisicamente. Because we don't get all of the information for the television, so it's good to hear firsthand from people on the ground there. E chiede anche che noi che probabilmente abbiamo molte più informazioni riguardo alla situazione di emergenza del virus, di condividerle anche con lui, che può condividerle con le sue comunità. And I just come back from Milan a week before China outbreak, and I came through China, so I still feel I still feel funny from it all. E dice che poco prima di tutta questa epidemia stava tornando da Milano ed è passato proprio, ha fatto scalo in Cina, e quindi è un po' toccato da questa cosa perché l'ha proprio scampata per un pelo. I have a question. Okay, so do you have different in government information on TV about this video? Capito. Every station is a little different, and every hour they change back and forth. So yeah, it's hard to tell where the information comes from or what's correct. Ok, gli ho chiesto se le informazioni alla televisione riguardo al virus sono le stesse. Quindi se i canali televisivi utilizzassero le stesse informazioni, e la risposta è cambiano un po'. As I know, also you have some indigenous channel, no? TV channel. Sì. And sì. What did you say there? What same thing? Ah. Same thing, there's nothing to say. We follow the government issue information and just worry about keeping each other safe. Ok, quindi in Australia ci sono anche dei canali televisivi aborigeni dove vengono condivise le stesse informazioni di mantenere la distanza e tenere l'igiene personale alto, lavarsi le mani, insomma, le solite cose. But the Northern Territory was the best to close down the whole state. The Aboriginal communities of Northern Territory, Arnhem Land, a high amount of Aboriginals, they are all used to staying solo. Ok, però le comunità, cioè le maggiori comunità indigene sono a nord, e are them the ones who are most in contact? No, the less contact. They're solo, tutta vita. Ok, e sono le più isolate di tutti. Ok. Sì. Se ci sono domande, if you have any question or you want to share your thinking, you can do it. Se volete condividere il vostro pensiero o chiedere, noi siamo qui. Sara. Ciao Renzo, dici. Ciao. No, volevo sapere le fasce di età che attingono gli indigeni, gli aborigeni. Visto che sicuramente sono molto giovani, e se la mortalità è paragonabile a quella della gente che vive in città, che vive come da noi, con le cose normali della nostra
civiltà, fra parentesi, moderna. Ok. Grazie. Prego, Renzo. Ok. Renzo is asking if there is a high level of mortality of old people as here we had in Italy and as happened in the city, in a big city, than in a community or not. See, no, it's correct though. In the desert, well, the outback of Australia, very low, but in the cities, they think it's not real. And the people, even my age, would go and still party. I think they are slowing now. Ok, nelle zone più interne, quindi più desertiche dell'Australia, no, non c'è un alto tasso di mortalità, però nelle zone delle grandi città le persone ancora non realizzano che c'è questo virus, che c'è questo blocco, quindi continuano a fare anche le feste, e anche ragazzi più giovani. Excuse Arthur, the worst was the cruise boat and the old people's home. They have outbreak with all the old people together and they did not do a good job to stop or fix. Sorry, can you repeat it, please? What you call a retirement home, the big housing complex with many old people, they had a big problem. And the cruise boat, they had a big problem. Sì, però i problemi più grandi ci sono con le persone più anziane. Posso un'altra domanda, Sara? Prego, Renzo, dici tutto. L'attribuzione c'è una correlazione, almeno ipotizzata, fra l'inquinamento e il caso del contagio e dei morti, a parte che quello è trasmesso per contatti, per vicinanza, perché il virus lavora così, ma c'è le zone che sono più affette dalla mortalità in Australia sono zone inquinate o sono zone migliori che da noi, perché noi nella pianura padana abbiamo, cioè in Italia abbiamo 84.000 persone all'anno che muoiono di malattie polmonari e dovute all'inquinamento. Ecco, volevo sapere se qui da noi c'è la combinazione di chi è già patologicamente avanzato e chi è in zone inquinate, in zone sensibili a questa situazione. Ok, grazie Renzo. It's a huge question. Ok. Renzo is asking if, as in Italy, that high level of death and mortality is connected between health disease and pollution, if also in Australia is happened the same. I mean, he means there is high level of mortality in that city which are more polluted and or not. How'd you say? It's not just the pollution, it was more the lazy people with bad management. Ok, non è solo questione di inquinamento, è anche questione di comportamento delle persone e lì sono molto pigre nel rispettare anche le normative. Ok. Sì. Qualcun altro ha qualche domanda? Ok, io faccio una domanda. Riz, you told us that
community are trying to plan this big meeting in a few years, like connecting all. So do you think this moment, this pandemic period, is necessary for humanity to change way of life? What do you think about that? Maybe evidently. I don't know if it's government control or if Mother Nature, but come in many prophecy from Hopi Indian, Apache, First Nation, Cuba. Yeah, many different nations talk of this as a time of big change and rise of Phoenix. Ok, ho chiesto a Rhys se questo momento di stop globale causato da questa pandemia fosse, ci fosse una correlazione con anche un rinnovamento spirituale da parte dell'essere umano. E lui risponde che effettivamente non è solo la natura e che ci sono state anche delle profezie di anche altre comunità indigene come possono essere gli Apache, gli Hopi, che hanno previsto questo momento di cambio e di transizione da parte dell'umanità. And what do you think is going to happen? Oh, I'm not too sure as a whole. There is a lot of information to think of in all that, but from when I went just to America and I've traveled around to many different shamans, they all speak of it is okay and it will be a time of cleansing and a new day. E quindi gli ho chiesto che cosa pensa che succederà. E ci sarà un cambiamento sicuro. E, do you think that change should start from each person in each day in them daily life? What do you think about? Sì, I think it's evidente. Many people teach healing to heal yourself. Now we have time to talk to ourselves. We are learning to heal and communicate and be more connected with our families and our environment that we live in with a lot more respect, I think, and gratitude. Ho chiesto a Rhys se questo cambiamento debba partire da ognuno di noi, dalle nostre abitudini. E sì, risponde che questo è la base. Adesso abbiamo questo tempo da sfruttare per guardare dentro di noi e trovare la nostra energia spirituale e incominciare ad essere grati di tutto ciò che abbiamo, di tutto ciò che la nostra terra ci permette e ci dona per poter vivere. Sara, scusa. Dici, Renzo. Ho due domande finali, non so, non vorrei tenere banco, però sono interessanti. Prego. Io ho la visione sott'occhio della situazione di tutto il mondo, dei morti, dei ricoverati, è un'app che gira, che avremo tutti. Ecco, dell'Australia, rispetto ai 25.000 morti che abbiamo noi, ci sono 75 morti solo. E vorrei sapere da quando è incominciata. Da noi, diciamo, il primo Fuggi è stato i primi di marzo, effettivamente, anche se Codogno è stato fatto a fine febbraio. Cioè la tempistica di questo fenomeno, da quando è fatto? E loro hanno 75 morti, e contro 5.000 ricoverati e 1.500 che sono positivi. Ecco, se riesci a inquadrare queste due domande, e da quando è avvenuto? Grazie. Prego, cercherò di tradurre il mio meglio. Allora, come sempre, dai. So, Renzo is asking when this lockdown and this
virus start in Australia, because he's checking. He told us that he has an app where you can control all level of death in all world, and he's just comparing Italy and Australia, and he saw that Australia has really less level of death than here. Sì. So sì, capito. Do you know the start all of this and when happened? Sì, sì, sì. Okay. Allora, it was told to us January 28th, February 2nd, and then they took 2 weeks to really establish a plan of lockdown. And so we've been locked down since the end of February. Ok. Yeah. Allora, lui dice che la comunicazione è arrivata a fine mese di gennaio e inizio febbraio. Però questo ha comportato un... Era solo una comunicazione che questo virus c'era, non ci sono stati blocchi generali. Infatti i blocchi sono arrivati dopo 3 settimane, quindi alla fine di febbraio. Quindi più o meno un po' come noi. Anzi, prima loro, eh. Il blocco qua è stato da 7 di domenica 7 marzo, effettivo. Vabbè, e la seconda? Ok, puoi ripetermela, Renzo, per favore? Noi, pur essendo contemporanei quasi, noi abbiamo 25.000 morti fino a ora, diciamo a 400 morti al giorno, e in Australia il problema si presenta con 75 morti. Vuol dire che potrebbero essere fisiologicamente dovuti alle persone anziane con le patologie, con diabete, con malattie cardiocircolari e delle patologie dovute all'età. Ecco, ma su 75 casi di morte rispetto ai 25.000 che abbiamo noi in Italia e solo un 15.000 nella Lombardia, il discorso mi sembra che loro vanno a nozze, ecco, per dire, con la gravità del problema. Il nostro è veramente pazzesco, cos'è, come si è sviluppato. Ok, so what do you how yeah, it's a long question. How maybe can you explain that here we had with the same period, with the same lock time, so as Australia, we had like 25,000 of death, and in Australia only 75 cases. Maybe is that correlated to some pathology or health disease or like diabetic, or something like that? No, excuse it. I noticed that Bergamo is very strong workers, and they work to the last days before the lockdown. Australia, we love to take a day off. And I think many took that opportunity. If they hear a virus, they stayed at home. Ok, allora lui dice che conosce un po' lo stile di vita bergamasco e sa che siamo dei grandi lavoratori e abbiamo lavorato fino veramente il giorno stesso della chiusura. E in Australia invece sono un po' più pigri, no? E ogni scusa è buona per prendersela un po' più con calma. E quindi già molte comunità sono isolate. E molto probabilmente, questo lo dico io, anche la densità di popolazione e concentrazione è minore rispetto al territorio italiano e soprattutto del nord Italia. E quindi è possibile che anche questo contagio
si sia diffuso meno. Ecco. Ok, Rhys. We also have a lot more space and less people. Infatti, loro hanno molto più spazio e molte meno persone. And with many different nationalities, they are used to living in their little groups in Australia. They do not all connect. E ci sono molte comunità etniche diverse in Australia che vivono già tra di loro, quindi non, è come se fossero già in un pre-isolamento, no? Che è il loro modo di vivere. Ok. And the pubs and the parks were all closed, so that's where many people will go. Pubs as in drinking places. And are open that now? No, how you say, clubs, pubs, parks, sport. Once sport finish, everyone in Australia goes quiet. Ok, quindi l'unica scusa per uscire e ritrovarsi erano gli sport o i pub e i bar, e quindi una volta chiusi questi, basta, hanno risolto la maggior parte del problema dell'isolamento. Ci sono delle domande? Sara? Ciao Nino! Sì, posso farne una io? Prego. Allora, visto questo andazzo della pandemia, sto notando una grossa divisione che si sta accentuando tra nord e sud per le uscite di qualcuno, perché lì non ci vogliono, anche noi stessi meridionali. Lì da loro, visto che sono tante etnie, tanti popoli e tante razze, c'è disaccordo, c'è armonia oppure c'è dei problemi? Ok. Nino is asking if, as in Italy, that we have some problem between north and south, because people from north in the beginning were moving to the south, so they were bringing like the virus in the south of Italy. If this happened also with Australia, and if there are some problem between the different Aboriginal community and people that maybe move from one to the other one. Sì, no, correcto. Many that come from their places stay in their places of where they are born. There is not a lot that love to travel afar. It's probably because of the conquistadors are in the past with influenza, and 99% were morta, you know, from the English invasion. Ok, quindi non ci sono tutti quei... Can you please tell me back again? Sorry. Yeah. Yes, he is correct, because there is much paranoia after 99% of Aboriginals were killed by the English. Ok, sì, sono molto più preoccupati perché loro hanno un trascorso storico di genocidi alle spalle, quindi questo li spaventa molto di più, perché come può essere successo con i conquistatori del Sud America, che hanno portato anche loro un sacco di pandemie, l'hanno vissuto anche in Australia, e quindi sì, questo li spaventa un po' di più. I think we are used to more epidemic because we have had it in the past and we are grown up on the history of... Oh. Ok, ragazze, dallo staff ho bisogno di una mano nel seguire le domande, per piacere. Daniel? Daniele? Ci sono. Okay, what's the government is doing now, if there are some helps for the Aboriginal community? Sì.
Well, similar for everyone. If you have no job, they have assistance money. For the people that lost their jobs, they get assistance money, but it is taking a long, long time for the paperwork. Ok, quindi ho chiesto, la leggo la domanda, è scritta in chat, il governo cosa sta facendo? Ci sono degli aiuti concreti alla popolazione? Sì, il governo si sta comportando con tutti nello stesso modo, quindi se non hai lavoro o hai perso il lavoro, sta dando un'assistenza comunque, un aiuto economico. Ok. As you said, much more food and help from the Red Cross, St. Vincent de Paul, and many charitable organizations too. E ci sono anche molti più aiuti legati alla distribuzione del cibo e insomma a chi veramente non ha delle possibilità. There is another question. How is police working in Australia? Is it working to communities to prevent the spread of the epidemic? They are everywhere. They shut the freeway, the highway, big roads, and they also travel through community. They give $1,000 fines and can be now $5,000 fines if you are spitting, coughing, and just being where you shouldn't be. Ok, quindi la polizia è un po' dappertutto, sulle strade principali e sui collegamenti più lunghi. E sì, sta andando anche nelle comunità indigene, stanno anche aiutando dal punto di vista finanziario. Ok. Sara, c'è anche Daniele, se ti serve che lei faccia un po' di traduzione mentre tu cerchi le domande. Ok, va bene, grazie mille. Allora, cerco la prossima domanda. And in Italy, they had football games, then many people got the virus blessing. Light for... like in Italy? Sì. Is there a question? I'm not... I'm trying to... Ok. Okay. Give me a few seconds. Okay. No, all right. Was a comment. That's fine. Sì. Okay. Would you like to tell us something more? Vuoi dirci qualcosa di più? Similar to the soccer, all our football and many things they worry will never play again, but they will come back. Ok, il soccer o il calcio è stato fermato come qui, però tornerà, si rifarà, non lo possono giocare ora, però lo rifaranno. Veneris. Ok, c'è un centro di detenzione. Ok, aspettate ragazze, dalla regia avrei bisogno di una mano nel leggermi le domande in italiano, grazie. Ok, allora se vuoi ti leggo le domande in italiano oppure leggo direttamente in inglese se vuoi fare una pausa. Ok, grazie, te le giro. Leggo l'ultima che ho mandato a te. Allora, are there any news about the detention centers for refugees? Because this person, we know that there are some detention camps for refugees and immigrants in an island close to Australia. And what is the government doing about the people that are staying in these detention centers? If you know something about it. Sì. They reported of it and they talk a lot of it and Aboriginals do keep watch of it. Christmas Island is one of the main islands
and the people from the cruise boats from around the world that were sick, they were putting on there and isolating them for 2 to 3 weeks, but then that was bringing risk to everybody that was on the islands. Okay, sorry, can you repeat the last phrase? See, so all the Australians off the cruise boats, they were put on Christmas Island and they brought a threat to the island for all the refugees that were living there. Okay. Allora, ha detto che si sta parlando molto riguardo a questa isola e a questi rifugiati che sono detenuti in questi campi per rifugiati immigrati. E delle persone che si trovavano su navi da crociera in vacanza sono state portate in questa isola quando è scoppiata questa questione della pandemia e hanno causato ancora... E hanno portato un rischio anche per le persone che si trovano già sull'isola in questi centri. Ok, thank you. And the local indigenous people were not even told of their arrival or coming there, so it was very scary for the local people. E ai locali comunque, cioè a quelli che risiedevano già nell'isola, non è stato detto nulla, quindi naturalmente si sono spaventati molto. Ok. Sì. Ok, grazie Dani. Mi hai dato la possibilità di controllare se ci fossero altre domande. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei Riz per... Prego. Grazie Riz. E per l'aggiornamento di quello che sta succedendo in Australia oggi con il coronavirus. Se Riz ha qualcosa da aggiungere, if you have any arguments or thought that you want to tell us, or we can just end the conversation. No, grazie molto privilegio per me. Yeah. And I see you all after this settles down. Bene, ci ringrazia per questo incontro e ci vedremo presto quando tutto tornerà alla normalità. Ti farà un po' di musica. Come Laura? Sì, non fa un po' di musica. Ah, poca musica. Do you want to play us some didgeridoo or something? Oh, I may have one here. In un anno, la prossima volta. This one I prepared earlier. Poco preparato, poco sonata, va bene. Ok. Grazie Riz, grazie mille per questa condivisione e grazie a tutti i partecipanti e gli ascoltatori. Vi ricordiamo che domenica ci sarà alle 4 del pomeriggio, sempre in diretta Facebook e con la partecipazione su Zoom e in diretta YouTube, l'incontro con Ivano Carcano, l'organizzatore del festival Lo Spirito del Pianeta, Giovanni Bettinelli, un rappresentante del Friday for Future di Bergamo, e Johnny Scolari, dell'agriturismo della Merletta di Almè, e uno dei nostri volontari più anziani, Renzo Martinelli, che oggi ha partecipato con tantissime domande. E vi aspettiamo domenica e ai prossimi incontri che faremo durante le prossime settimane. Grazie a tutti.
Hola, canzoni, gli amici.